Buongiorno, siamo qui nella sede del Liceo Fermi a Minervino Murge con il preside professor Gerardo Totaro, a cui vogliamo rivolgere alcune domande sulla offerta formativa dell'istituto in questo momento di scelta della scuola secondaria superiore per tanti ragazzi e per tante famiglie. Buongiorno preside, la nostra prima domanda è: ci presenta l'offerta formativa presente qui in sede a Minervino Murge? Certo, come sono altrettanto certo che conoscete bene qual è l'offerta formativa del liceo di Minervino Murge, perché è da anni presente nel territorio, se dire un liceo storico. All'interno dello stesso liceo sono presenti il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane. Io mi insedio il 1 settembre 2020, però vi devo dire che dal giorno in cui ho messo piede nella sede di Minervino, che non è una sede staccata, non è una sede succursale, noi siamo il liceo Fermi con due sedi paritetiche, il liceo Fermi sede Canosa, il liceo Fermi sede Minervino. Mi vede presente rispetto agli impegni abbastanza frequentemente, quando posso almeno ogni due giorni, tre giorni sono a Minervino, perché ritengo che la presenza del dirigente a Minervino e la condivisione del cammino insieme ai ragazzi è parte fondamentale dell'attività che mi è stata assegnata. Benissimo, grazie preside. Seconda domanda: a suo parere, quali sono i punti di forza dell'istruzione liceale e in particolare dell'istituto che a lei è stato affidato? Io sono fermamente convinto della trasversalità dell'istruzione, come sono fermamente convinto delle potenzialità che può avere un liceo in una cittadina, in un contesto come quello di Minervino. Io ritengo che la presenza di un istituto comprensivo, la presenza di un istituto superiore in comunità come quella di Minervino abbiano a resistere nel tempo, perché per me l'istituzione scolastica rappresenta un presidio di legalità, un presidio educativo, ma soprattutto un presidio di cittadinanza, perché ritengo che non possiamo contestualmente gridare allo scandalo nazionale che i paesini si svuotano e nel contempo agevolare lo svuotamento di questi paesi. Dobbiamo crederci. L'esempio è parte fondamentale. Io ero incastonato in Emilia-Romagna, in un paesino di 7.000 abitanti, in un istituto superiore dove la presenza era di 1.150 allievi. Arrivavano da tutto il circondario. Ecco, costituire la bellezza di un polo formativo. Io ritengo che questo istituto ha tutte le caratteristiche, anche fisiche e strutturali, per poter accogliere un piccolo polo formativo. Ritengo di non dover aggiungere altro. Ho solo da dirvi che dal giorno in cui sono entrato, ho messo piede nel liceo Fermi, la sede di Minervino mi è entrata nel cuore e lo possono testimoniare in quei pochi momenti di presenza che ho avuto con i ragazzi, perché poi siamo andati in DID, ma è una sede che mi sento di dire è a dir poco accogliente. Ecco, mi fermerei qui, solo in questa definizione. Preside, su quali aspetti intende puntare nella sua presidenza rispetto alla formazione e al curriculum dei ragazzi che si iscrivono e che si iscriveranno al liceo? Io nel mio mandato cercherò nei prossimi due anni a venire, perché i mandati dirigenziali sono triennali, quindi mi auguro di chiudere il mio primo mandato, ma posso senza possibilità di essere smentito, di chiudere carriera al liceo Fermi. E quindi due obiettivi mi sono posto, soprattutto per la sede di Minervino: potenziare l'utilizzo dei laboratori in un liceo, precisamente in un liceo,
renderli, permettetemi il termine, curriculari, cioè stabili all'interno dell'offerta formativa, e avere un respiro ampio europeo del nostro liceo. È una sede che quest'anno ha visto 5 ragazzi rientrare, non posso dire da parti d'Europa, da parti del mondo. Parliamo da America, Regno Unito, ripeto, 5 ragazzi che oggi sono al termine del percorso liceale. E se già siamo arrivati a questa quota, perché no? Non potremmo in futuro spingerci verso altri, come dire, altri obiettivi, avere una visione più ampia e far sì che anche Minervino possa accogliere studenti di altre nazionalità, con un Erasmus sicuramente o con altri progetti. Io spero di poter continuare il dialogo formativo che c'è già con l'amministrazione, puntando addirittura all'ampliamento di questo, che può essere un punto, una chiave di volta per il nostro liceo, che già, devo dire, si piazza in maniera egregia nelle valutazioni oggettive di Eduscopio. Noi non siamo secondi a nessuno, nel senso, non è, scusate il tono concitato, quando dico non siamo secondi a nessuno, voglio ben specificare che la professionalità del liceo Fermi, e in questo caso della sede di Minervino, è altamente qualificata. E ripeto, se i dati di Eduscopio ci danno ragione, io credo che lo devo ai ragazzi di Minervino e di Spinazzola, che sicuramente hanno un livello molto alto, ma permettetemi di dire, probabilmente a una classe docente che ha profuso un impegno notevole per portare gli allievi in questa direzione. Infine, Preside, quale messaggio si sente di dare ai genitori, al territorio di Minervino, rispetto alla scelta della scuola superiore che tante famiglie devono operare in questo momento? Non aggiungerei altro rispetto a quello che ho detto poc'anzi. Credere nel liceo del proprio paese è credere nel proprio paese. Non credere nel liceo del proprio paese è non credere nel proprio paese. Devo essere netto su questo. Ma ripeto, nel rispetto delle scelte familiari, perché ovviamente Minervino non offre il tecnico, non offre il professionale, la scelta delle superiori è ampia, nel rispetto delle scelte di tutte le famiglie. Voi avete visto che abbiamo fatto un orientamento, come dire, molto misurato, molto rispettoso delle norme. Più di questo non potevamo fare, siamo dispiaciuti, continueremo a fare azioni di orientamento pregnanti per il territorio, ma ritengo che l'orientamento più bello lo danno le famiglie che hanno creduto, che credono e che crederanno nella nostra istituzione. Io non posso testimoniare, io arrivo il 1° settembre 2020. La testimonianza è la bellezza di questo liceo, la testimonianza è il dato di Eduscopio, la testimonianza è la bontà, la correttezza e il valore alto degli alunni che oggi frequentano l'istituto di Minervino. Io altro non mi sento di aggiungere. Grazie Preside, è tutto, la ringraziamo.